Ciao a tutti, bentrovati. Continuiamo oggi con la terza lezione della pittura olio. Allora, dopo l'aver fatto il nostro disegno in fondo con i colori così un po' approssimativi, diciamo, l'ingombro dei colori, andiamo nei particolari sempre degli stessi, cioè si considera i piani, perché la pittura olio, visto che viene fatta a più strati, deve dare proprio questo senso di tridimensionalità. E parte dagli oggetti che stanno in fondo. Qui verrà dipinto il fogliame e la panchina ovviamente sta sopra. Ebbene, questi, sia la panchina che il bidoncino, lo metteremo poi ancora più avanti. L'importante adesso è avere tutto quello che rimane dietro. Ripeto, il muro, che vado subito a riprendere. Per comodità uso questi dosatori, ve li consiglio, così non c'è tanto spreco anche di materiale. E allora sto mettendo l'essenza di trementina e una goccia di olio di lino, perché questo è il classico impasto che viene fatto per trattare i nostri colori ad olio. Ho il muro che è un violaceo, però so benissimo che alcune parti sono nere, altre un po' più chiare. Allora prendo il nero. A grandi linee posso già sapere i colori che vanno, e per questo motivo me li posiziono già, come abbiamo fatto l'altra volta, per il fondo sulla tela, così anche qui non ho perdita di tempo. Impasto un pochino di bianco con una puntina di nero. Sappiamo benissimo che i colori scuri coprono di più e dunque in questo caso ho una bella zona biancastra su fondo viola e vado a coprirla. Anche il mio disegno mi suggerisce delle pennellate non molto regolari, naturalmente considerando che qui davanti poi ci sarà un tronco d'albero. E allora appena appena faccio il profilo e cerco già di, in qualche modo, di definire il tronco d'albero. Poi più in alto ho una delimitazione qui di questo muro. Qui un pochino più scuro. Non devo fare una pennellata perfetta, stiamo appunto parlando sempre del colore olio, che anche se leggermente in superficie è proprio la sua caratteristica, mi crea in questo modo di più il senso della tridimensionalità. Già l'altra volta ho suggerito che va bene se si dipinge anche le parti laterali della tela, perché dà un senso più di completezza. Anche qui non mi preoccupo se sforo un attimo nella parte sottostante, che in questo caso diventerà poi il fogliame, che comunque rimane una parte vicino al muro anche scura, che andrò poi a confondere con il rossiccio, che sarà il colore che mi serve per fare appunto la base del muro, cioè quello che sta vicino al muro. Ecco, questo è il solvente. Mi sono accorta che in questo punto dovevo usare un colore un po' più chiaro, ma parliamo giusto del bianco. E se io continuo con lo stesso pennello intriso di altro colore, che poi sotto era il grigio, trascino tutto e non concludo niente, e il colore si sovrappone, mi fa una sfumatura diversa ma sempre di grigio. Allora risciamo il pennello, oppure molto semplicemente ne vado a prendere un altro. Ecco, sempre utile tenere un po' di pennelli a portata di mano, così è molto più velocizzato anche questo e più pulito il nostro lavoro.
Sono piccole particolari che però aiutano a capire, a non perdere tempo, e in questo modo poi il lavoro scorre sicuramente in maniera più veloce. Bene, possiamo passare al fogliame. Là dove vedo in questo fondo rossiccio, benissimo, vado su con, lo riprendo usando in questo caso la spatola. Perché uso la spatola? Perché il fogliame, che così è abbastanza frastagliato, ho notato che mi dà una resa più reale, più realistica, se uso la spatolina. Sto usando del rosso cadmio chiaro, poi userò un'ocra insieme, lo metto accanto. Vado a prendere anche un'ambra, un rossiccio, un marroncino. Allora, vado a fare il mio impasto con la spatolina. Vado a prendere anche, perché questi sono belli, sono i toni dell'autunno, bellissimi, per cui c'è una vasta gamma di questi colori caldi. Posso anche usare il giallo di Napoli. Alla fine è più un rosa che un giallo, ma il suo nome è quello, forse perché colori caldi di Napoli, anche mi vengono in mente dei presepi, si usa molto questi toni per le vesti. E vado un po' anche qui, non punto tutto sulla singola foglia, diciamo che qua c'è una visione d'insieme, una prima visione d'insieme di quello che vado a stendere. Ho ripreso anche il segno del disegno, molto più marcato. Sembrano segnacci, ma mi aiutano invece a intuire sempre dov'è l'immagine, il soggetto, anche se può scappar via. Beh, per avere una visione d'insieme ancora meglio, passerei già qui al centro. Allora, si usa molto il medium verde. Aggiungo un po' di bianco, vado a mescolare con olio di lino. Se poi in questa zona verde introduco questo fogliame, una fogliolina, una secca, una sovrapposta all'altra. Poi ricordiamoci che più delle volte il quadro va sempre visto a una certa distanza. Socchiudendo gli occhi e controllare se ogni cosa al proprio posto. Il fondo l'ho suddiviso in tre strati e allora integro, non so, sicuramente passo dal rosso e vado anche nella parte verde e viceversa, userò di nuovo il verde e vado a fare un po' di fogliame nella parte superiore. Bene, la parte sottostante principalmente si intravede un po' quello che è sotto questo fogliame e dunque bianco e nero. Eccolo qua abbastanza. Allora, ci sono come specie di piccolissimi avvallamenti, perciò uso la spatola. Ecco, traccio delle linee, poi usando la spatola piatta vado a riprendermi un po' di colore e creo un piccolissimo avvallamento, ma proprio sono cose impercettibili. Consideriamo l'albero, la palma. È un colore, un verde bottiglia, un verde scuro. Di conseguenza, oltre a questo verde scuro, intuisco che ci va proprio il mio bel blu oltremare, sempre usato in piccola parte, tanto si fa sempre tempo andare a riprendere, perché i colori scuri ovviamente sono quelli che coprono di più. Aggiungo olio di lino, aggiungo
essenza di trementina, impasto il tutto, mi trae in inganno il colore che è sulla tavolozza, va bene, faccio un piccolo, ecco, esempio su fogli bianchi che ho già predisposto perché così mi rendo conto. Una piccolissima velatura di bianco gli dà quella opacità. Allora, avrò la parte superiore, faccio un po' i bordi dell'ingombro principale della mia conifera, della mia palma. Penso che usare anche il pennello a ventaglio, ecco, vado proprio con due pennellate a formare già, voilà, ok. Vedete, posso anche riprendere tranquillamente, perché la rifinitura ultima bisogna prima lasciare asciugare tutto di nuovo e poi piano piano andare a riprendere i particolari. Possiamo procedere col bianco. La pennellata deve essere abbastanza fluida, cioè col fogliame ho giocato, frastagliato, però come prima base il mio muro lo voglio perfetto, tirato diciamo bene, con una pennellata un pochino più liquida. Dopo che ho completato il muro, ho dato un po' di bianco perché era un po' troppo acceso e dunque con tono più pastello. Scolato al verde. Allora, per il momento abbiamo concluso questa lezione e ci vediamo alla prossima con i particolari. Faremo quella parte del fogliame più in dettaglio, la palma, il fogliame di questo albero e qualche ritocco ancora finale. Ok, grazie a tutti, arrivederci da Lucia.